Salve a tutti e bentornati ai Quattro Elementi in compagnia di Sonia, in mia compagnia. Oggi parleremo di Panarea e in particolare di un evento che nel 2002 si è presentato, la degassazione a Panarea, che ha un pochino sconvolto la popolazione del posto e anche la protezione civile. Ne parleremo con un ospite che è la dottoressa Alessandra Esposito. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Lei è geologa Sì. e lavora all'Istituto Istituto. Nazionale di Geofisica e Sì. Vulcanologia. Ci può raccontare dalla sua esperienza che cosa è successo 3 anni fa a Panarea e perché la popolazione si è così allarmata? Il 3 novembre del 2002, circa a mezzogiorno, improvvisamente un tratto di mare antistante l'isola di Panarea, dove c'è l'arcipelago di Panarea, appunto, il mare ha cominciato a ribollire. Cioè, improvvisamente c'erano delle enormi bolle che arrivavano fino alla superficie e un forte odore di zolfo si è diffuso nell'aria e numerosi pesci sono venuti a galla perché morti. Che cosa era successo? Si stava manifestando una violenta degassazione di una zona già conosciuta ai ricercatori, che però mai nel passato recente aveva avuto questa entità del fenomeno. E quindi, per l'eccezionalità dell'evento, la Protezione Civile ha incaricato l'INGV e alcune università italiane di fare uno studio sul fenomeno stesso per cercare di monitorare l'evento e quindi evitare pericoli per la popolazione. Lei fa parte di un centro, di un gruppo di geodesia del Centro Nazionale Terremoti, vero? Si Sì, dice così, appunto, CNT. Che CNT. cos'è la geodesia? La geodesia si occupa dello studio delle deformazioni del suolo con metodi geodetici, cioè delle misure relative di punti rispetto a un sistema di riferimento. Quindi in particolare a Panarea abbiamo realizzato una rete geodetica mettendo dei capisaldi e misurando le deformazioni che vi erano. Questo programma era già iniziato prima perché la zona comunque delle Eolie è una zona importante dal punto di vista geofisico e geologico, quindi comunque già esisteva una rete geodetica. L'eccezionalità del fenomeno ha reso necessaria la costituzione di una nuova rete geodetica nella zona degli isolotti. Questa zona degli isolotti si trova circa a 1 miglio ad est di Panarea ed è la zona dove si sono avute le manifestazioni di gas nel 2002. Vogliamo dire ai spettatori che ci seguono qua, i nomi di queste isolette Sì. dove, perché noi diciamo, Panarea la conosciamo perché d'estate è un posto ormai alla moda dagli anni 80, è diventato un posto molto rinomato, alla moda, ma ricordiamoci che prima degli anni 80 non c'era neanche la luce. Quindi oltre a Panarea questa degassazione si dice, no? Sì. Degassamento si può dire, Sì. degassamento l'abbiamo avuto anche nell'isola di Basiluzzo o No, no? la No. degassazione dell'isola di Che cosa è Basiluzzo successo però soltanto? Quindi è un fenomeno che ha colpito soltanto Panarea. Sì. Anche se, allora facciamo un punto della situazione. L'isola di Panarea è la parte emersa di un apparato vulcanico che si erge dal mare per circa 2.000 metri e quello che noi vediamo è soltanto la porzione sommitale. Oltre all'isola di Panarea, che è la più grande, ci sono degli isolotti, come dicevo prima, a 1 miglio ad est di Panarea. Questi isolotti sono noti, insomma, il loro nome è Dattilo, Panarelli, Lisca Bianca, Bottaro e Lisca Nera. Un po' più a nord, cioè un po' più spostato verso l'isola di Stromboli, abbiamo l'isolotto di Basiluzzo, che è un po' più grande. I centri di degassazione noti nella letteratura geologica e anche in quella storica sono localizzati appunto in questa zona circondata da questi isolotti, che è una zona di basso fondale perché la profondità massima è intorno ai 30 metri. Poi a Panarea, nella zona della Calcara, nel tratto di mare antistante alla Calcara, ci sono altre manifestazioni di gas, e poi a Basiluzzo, in prossimità di Punta Levante, che è la parte meridionale dell'isola, quella che è rivolta verso Panarea. Questi 3 punti, queste 3 zone, sono conosciute dagli studiosi vulcanologi geochimici che hanno più volte analizzato il tipo di chimismo di queste manifestazioni gassose, però l'emissione totale prima di questo evento, che definiamo eccezionale, per quale motivo? Perché
prima di novembre 2002, avevamo una manifestazione che era nell'ordine di 10 alla 6. Improvvisamente a novembre, l'entità misurata dopo novembre è dell'ordine di 10 alla 9, quindi con un salto di 3 ordini di grandezza. Quindi è stata proprio una cosa eccezionale. Enorme. Questa eccezionalità comunque ci è riportata anche dagli storici. Ci sono degli scritti di Tito Livio Strabone che segnalano nella zona delle Eolie, in particolare a Panarea, una moria di pesci e il ribollimento del mare. Quindi insomma, il fenomeno era noto in termini eccezionali, era noto in termini tra virgolette normale come manifestazione perivulcanica del vulcano di Panarea, non era noto invece in questi termini di eccezionalità. Dottoressa Esposito, ma da quanti anni monitorate le isole Eolie e come avviene il monitoraggio? Cioè il gruppo di geodesia del Centro Nazionale dei Terremoti, come fa a monitorare, con quali strumenti e perché anche? Cioè a che cosa vi porta poi il monitoraggio? Allora, come dicevo prima, le isole Eolie sono un settore molto importante dal punto di vista geodinamico, sia per l'Italia che per tutto il bacino del Mediterraneo. E monitorare dal punto di vista geodetico, noi abbiamo dei capisaldi, sono dei punti fissi su ognuna delle 7 isole, anzi in alcune isole abbiamo anche più punti, e si pone uno strumento su questi caposaldi e lavoriamo noi con il GPS, cioè con un sistema di rilevamento satellitare che mi dà che stabilisce la posizione relativa di un punto nel tempo e nello spazio. Cioè noi definiamo in un determinato intervallo di tempo qual è la posizione plano altimetrica di quel punto, facendo una ripetizione delle misure, quindi per differenza vediamo se questo punto si è spostato, si è alzato o quello che è successo. Questo è importante perché una volta definito come si sta muovendo possiamo anche avere un quadro più chiaro dell'evoluzione del bacino del Mediterraneo e quindi anche dei movimenti che sono in atto, perché sappiamo che il Mediterraneo è un mosaico di piccole placche che si muovono relativamente l'una rispetto all'altra. Poi una volta che incamerate i dati, li passate alla Protezione Civile? Sì, l'elaborazione finale del dato, anche interpretato, viene data alla popolazione civile. Alla Protezione Civile, scusami. Nel caso in particolare della manifestazione di gas che siamo andati a monitorare. Scusa se la interrompo, ma che tipi di gas sono? Sono dei gas, questo l'hanno stabilito i miei colleghi geochimici, comunque prevalentemente costituiti da CO2 e H2S. Questa è la loro composizione e hanno anche una elevata. Pericolosi? Sì, pericolosi, sì. Potenzialmente pericolosi. Che fine ha fatto la vegetazione? Subacquea? Sì. Purtroppo, così come sono morti i pesci che sono venuti a galla perché c'è stata questa brusca liberazione di gas, anche le piante o le alghe, piante nel senso posidonie, e le alghe che stanno sul fondo sono tutte morte. Infatti abbiamo poi si vedrà bene nel video che vi mostrerò più avanti. Ecco, perché noi abbiamo un video che gentilmente la dottoressa Esposito avete fatto con il gruppo dell'INGV, no? Sì, abbiamo fatto il gruppo dell'INGV in collaborazione con alcuni ricercatori dell'Università di Roma 3 e anche con l'aiuto di Giorgio Caramanna, che si è occupato prevalentemente del monitoraggio geochimico della zona, però diciamo è stato un gruppo di persone che provenivano da più entità, insomma da più gruppi. E allora mandiamo in onda, se Paolo è in regia ci manda in onda il filmato, la dottoressa Esposito, ecco, può anche spiegherlo e spiegarci se mai qualcosa in più. Ecco qui. Durante il novembre 2003 ci sono stati numerosi centri di emissione, non era uno solo una volta che si è potuto raggiungere il luogo, ma
c'erano tre zone principali da cui questo gas fuoriusciva. Quindi ci siamo recati, e queste riprese sono del maggio 2003, non è proprio a dicembre, ci siamo recati nei punti dove maggiore era segnalata l'emissione di gas. Come si può vedere dalle immagini, è come immergersi dentro una coppa di champagne, dico io, perché dappertutto ci sono milioni di bollicine che avvolgono il subacqueo, il ricercatore che scende. E come si può vedere da queste immagini, le bolle in realtà non hanno una distribuzione casuale, ma sono allineate secondo delle direzioni preferenziali che sono state misurate, e sono nord-ovest, sud-est e nord-est sud-ovest, quindi perpendicolari l'uno rispetto all'altro. I crateri, cioè i punti di emissione, hanno dimensioni che vanno da pochi centimetri ad alcuni decimetri, e nei casi più piccoli, fino a punti più spettacolari, come in questo caso, che è il punto che si trova ad est dell'isolotto di Bottaro, dove le dimensioni del cratere, possiamo dirlo, sono di 40 metri per 25. Quindi questo qui è il punto da dove... Non mi dica che è lei? No, questo qui è un altro subacqueo che sta operando, e qua si può vedere come, nonostante qui siamo a maggio, il flusso sia diminuito notevolmente, il subacqueo scompare completamente all'interno delle bolle. Questo qui è il famoso, per i ricercatori, per quelli che hanno operato nello studio, è il famoso punto 1, ed è importante perché è quello da cui fuoriusciva la maggiore entità di gas. Ecco, qua si vede molto bene l'allineamento delle bolle, come mostravo prima. Ecco, c'è scritto H2S e CO2. Sì, CO2, sì. Anidride carbonica? Sì. H2S sarebbe? Acido solforico. Spettacolari. Sì, sono spettacolari. Qui siamo sempre intorno al punto 1 e stiamo facendo vedere come... Ripetiamo che cos'è il punto 1 che avete denominato. Il punto 1, sì, è un punto che si trova ad est, no scusate, ad ovest dell'isolotto di Bottaro. Questo per la zona è stata anche interdetta alla navigazione durante quel periodo, e ad anche all'ormeggio, perché questo poteva costituire un pericolo per le persone, per i bagnanti che facevano il bagno. Ecco, qua possiamo vedere come si sono create proprio delle cavità, dei buchi nel fondale, dove il fondale è costituito da rocce sciolte, cioè da sabbie, dove invece sul fondale affiora la lava, la stessa che ritroviamo sugli isolotti. Ecco, la situazione è un po' diversa, perché vediamo, questa qui è una zona che si stava attivando a maggio, ora ci siamo tornati e tutte queste alghe che voi vedete non ci sono più. Sono morte, così come sono morte in questa zona. Si possono vedere molto bene le posidonie, che hanno questo colore biancastro. Qui siamo in una zona interessante per noi geodeti, perché in questo tratto dell'arcipelago erano segnalate delle terme romane, quindi diciamo che di circa 2000 anni, che si trovano secondo alcuni studi a circa 12 metri di profondità. Questo significava che in un tempo relativamente breve, cioè 2000 anni, questa porzione era sprofondata di 12.000 metri, ed è un 12.000 metri? Sì, 12 metri? 12 metri, okay. Che dà un tasso di subsidenza molto elevato. Quindi noi siamo andati a controllare questa zona per vedere se effettivamente si trattava di strutture romane, di strutture antropiche. Ma lo studio che noi abbiamo fatto ci ha permesso di escludere completamente che si tratti di manufatti antropici, in quanto queste cavità, dove vedete che il sub si sta ponendo, non sono altro che delle cavità appunto scavate dal gas stesso. Gas che quindi l'area di degassazione
è molto più estesa. Questa possiamo considerare una degassazione fossile impostata sulla lava. Il flusso stesso del gas, cioè ha permesso l'erosione e la formazione di queste strutture circolari. Queste immagini sono tutte riprese dall'alto e potete vedere che in pianta sembrano tutte sono delle strutture di forma tondeggiante o ellissoidale. Comunque diciamo, è la stessa lava che costituisce le pareti degli isolotti. Per confronto, per far vedere che questo che noi abbiamo osservato sott'acqua è lo stesso tipo sia di alterazione che di deformazione, inteso come fratturazione della roccia, ecco qua si vede molto bene dove dà questo aspetto a pseudo blocchi, in realtà non è altro che l'effetto dell'intersezione di fratture orientate perpendicolarmente l'una rispetto all'altra. Cioè ecco, questo qui è sott'acqua e qui c'è uno stacco che ci fa vedere invece sulla parete. Come si può vedere questo effetto di fratturazione sia anche in superficie. Grazie. E qui invece continua. Queste qua sono un po' le tecniche che abbiamo usato per effettuare lo studio. Con mezzi apparentemente semplici siamo riusciti a definire in maniera quantitativa il nostro lavoro. Abbiamo misurato la lunghezza delle fratture, abbiamo misurato l'orientazione e tutto questo ci ha permesso poi di avere e di mettere su una carta tutte le informazioni che avevamo raccolto e quindi di dare anche una di avere delle informazioni importanti per anche per la protezione civile. Siamo scesi in acqua anche per cercare dei depositi di eruzioni vulcaniche del passato, eruzioni vulcaniche legate all'emissione di gas, ma non ne abbiamo trovato, cioè quello che c'è sott'acqua sono le stesse litotipi, cioè lo stesso tipo di rocce che ritroviamo sulle pareti. Non c'è niente più recente, cioè non c'è un deposito più recente di quello delle rocce che vediamo anche in superficie. Questo aspetto è molto importante perché ci ha permesso di escludere che nel passato geologico, nel record geologico, ci siano state delle manifestazioni che abbiano provocato dei rischi per la popolazione, perché non c'è il deposito. Qui torniamo al punto 1, quello ad ovest di Bottaro, e questo ci siamo un po' concentrati sulle pareti che sono state messe in luce dal flusso stesso. E il punto 1, prima penso di non averlo detto, è profondo rispetto al fondale circostante 7 metri, cioè e qui vediamo come tutte le sue pareti siano costituite da questo materiale, come ho detto prima, a sciolto. Sono sabbie e conglomerati, cioè questi grossi ciottoli arrotondati che sono stati in parte, per così dire, espulsi proprio dal gas stesso prima a novembre, quando c'è stato l'inizio della fase di degassazione. Ecco, qua si vedono molto bene tutte le piante completamente morte, erano quelle piccole le alghe, tutti quei piccoli ramoscelli oramai insecchiti. Qui sono dei particolari che ci tenevamo a mostrare della parete. E diciamo questo punto è particolarmente ampio anche per il tipo di litologia su cui si è impostato. Probabilmente se invece di manifestarsi su questo tipo di roccia così sciolta avessimo avuto lo stesso gas sulla lava, l'effetto non sarebbe stato questo di questo enorme cratere che, ricordo, ha 40 metri di lunghezza per 25 di larghezza.
questo è quello che noi abbiamo misurato a maggio. Ora che però l'entità del flusso è diminuita, le pareti stesse di questa cavità stanno collassando e quindi ora è già meno profondo, cioè non abbiamo più una profondità di 14 metri rispetto alla superficie, 7 metri rispetto al fondale, ma è diminuito notevolmente, siamo intorno ai 10 metri, quindi c'è del materiale che è ricaduto all'interno del buco stesso della cavità. Bene, vedo che ci sono i titoli di coda. Sui titoli di coda io adesso sono curiosa e vorrei chiederle se in pochi minuti lei riesce a farmi un quadro sulla storia geologica delle isole Eolie, perché dopo questo video e parlando di ciottoli, lei mi ha citato anche che nell'antichità c'erano state, ha trovato degli scritti su degassazioni, se potrebbe, perché purtroppo abbiamo soltanto 6 minuti, se potrebbe in 3 minuti spiegarci la storia, i punti insomma, focali della storia geologica di Panarea. Di Panarea? Va bene, ci proverò. Panarea appartiene alle Isole Eolie, questo già l'abbiamo detto, ed è uno dei 7 vulcani emersi, cioè delle 7 Isole Eolie, e quindi si trova, in particolare Panarea si trova nel settore orientale. Quando sono emerse queste isole? Queste isole hanno diverse età, comunque sono dei vulcani quaternari, cioè dell'ultima, della storia più recente della storia geologica. Le rocce più antiche che si trovano a Panarea hanno circa 145.000 anni, mentre quelle più recenti, datate, sono circa 54.000 anni. Tempi geologici. Non è una battuta. No, non è una battuta. Mentre interessante è, esula un po' dal discorso geologico, ma si riallaccia a quel problema di subsidenza che invece siamo andati a ricercare e abbiamo mostrato nel video. È un problema di tipo archeologico, nel senso che a Basiluzzo, che è l'isolotto più a nord di queste piccole isole dell'arcipelago di Panarea, ed anche il più grande e probabilmente anche il più recente, perché è quello che ci dà un'età più recente, cioè quello che ci ha dato prima, cioè 54.000 anni. E a Basiluzzo, in prossimità di Punta Levante, c'è un molo romano, e questo qui si trova a 3,5 metri di profondità. Quindi, nel caso di Basiluzzo noi abbiamo potuto stabilire un tasso di subsidenza di 0,75 mm anno, perché il molo è stato possibile datarlo, in quanto sull'isolotto proprio di Basiluzzo, nonostante sembra inaccessibile, in realtà c'è una villa romana con degli impianti molto sfarzosi. Sott'acqua? No, la villa è sopra. Perché mi parlava di 12 metri sott'acqua. No, 12 metri sott'acqua era la segnalazione che c'era stata fatta nella zona del, appunto, tra l'Isca Bianca e Bottaro. A Basiluzzo la profondità del molo romano è 3,5 metri, 3,75 metri. Quindi è stato possibile datare il molo in base alla datazione dei manufatti che invece sono presenti sull'isola di Basiluzzo. Cioè Basiluzzo è un isolotto piccolino sul quale c'è una villa romana con varie strutture, tra cui anche ci sono dei mosaici molto in parte ben conservati, in parte sono stati oggetto dell'opera di vandali che le hanno portate via, comunque ancora ci sono, la villa romana è stata data al periodo repubblicano. Quindi il molo, che doveva servire da attracco per raggiungere la sommità dell'isola, è stato datato dalla nostra collaboratrice, un'archeologa dell'Università della Tuscia, della stessa età. Quindi questo ci ha permesso di stabilire che se il molo doveva essere emerso 2000 anni fa, diciamo ora grosso modo, e ora si trova a 3,75 metri di profondità, noi abbiamo escluso che ci siano movimenti franosi in atto, ma si ha proprio sprofondato lentamente. Quindi abbiamo stabilito una subsidenza di circa 0,75 mm ogni anno. Che è notevole rispetto, cioè parlando... è notevole rispetto alle altre zone della penisola italiana, ma questo qui è normale perché
possiamo ritenerlo normale in un'area vulcanica, perché tra le varie ipotesi di questa subsidenza probabilmente c'è il lento raffreddamento della camera magmatica. Man mano che la camera magmatica si raffredda, si contrae, e l'isola tende a sprofondare. E quindi il molo che era stato costruito sull'isola, cioè sull'isola, rispetto al livello del mare. Il molo si doveva trovare in una posizione tale rispetto al livello del mare di poter permettere l'attracco delle navi. Ora si trova più in basso, quindi qualcosa è successo, o è salito il livello del mare o è sprofondata l'isola. Siccome negli ultimi 2000 anni l'innalzamento del livello del mare non è tale da giustificare un abbassamento di 3,75 m. Mano dell'uomo, quindi questa innalzamento? No, per problemi climatici, no, non c'entra niente. Ma questo non si sa. Abbiamo troppo poco tempo per spiegare anche questo. Sì. E quindi Panarea si trova in un contesto geologico molto particolare, che è sia quello del vulcano attivo, che dà qui ancora queste manifestazioni, sia delle camere magmatiche che si stanno lentamente raffreddando. Quindi è un complesso molto... complesso da studiare. Sì, ecco appunto. Così come nella zona della Calcara a Panarea, non so se sicuramente qualcuno dei telespettatori ci sarà stato, ci sono delle pareti che hanno delle colorazioni meravigliose che vanno dal giallo all'arancio al rosso. Ecco, anche quella sono degli effetti di questi processi gassosi. Grazie dottoressa Esposito, speriamo di averla ancora in studio a UNOSAT. Io le dico arrivederci e ancora grazie anche per il bellissimo video che ci avete regalato oggi. Grazie a voi. Arrivederci.